Antonio Tuttolo, Luca Borrelli, Giovanni Conte, Maria Cibelli, Carmela Di Cesare, Simone Cantore, Vincenzo Leccese, Carolina Farilla, Giuseppe Grasso, Paolo Darias, Carmen Antonetti, Giuseppe Pitta, Vincenzo Checchia, Stefano Colelli, Raffaele Lavecchia, Francesca Niro, Giuseppe Bizzarri, Luigi Ziccardi, Dino Del Gaudio, Simona Dell'Osso, Vincenzo Iannantuoni, Pasquale Dottoli, Maria Petroianni, Fabio Valerio, Antonio De Maio. 19 presenti, la seduta è valida. Procediamo con l'inno. Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione per essere venuti questa sera per affrontare questo consiglio straordinario. Darei subito la parola all'assessore Barbaro per relazionare su tutti e cinque gli accapi. Buonasera, allora si tratta, tutte e cinque le proposte sono dei debiti fuori bilancio, due sono riconoscimenti ai sensi dell'articolo 194 lettera E, gli altri tre sono riconoscimenti ai sensi dell'articolo 194 lettera A. Partiamo dalla prima proposta, la delibera numero 56, con la quale si chiede al Consiglio di riconoscere il debito fuori bilancio di euro 115.281 maturato nei confronti della SACE FCT SPA come contemplato nell'allegato C al piano di riequilibrio finanziario dell'ente approvato con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale secondo la rateizzazione concordata di 38.427 con scadenza anno 2015, 38.427,29 con scadenza anno 2016 e 38.427 con scadenza 2017. Queste sono somme per consumi arretrati di gas metano presso gli immobili comunali dal 2007 al 2011
e si chiede pertanto al Consiglio il riconoscimento, ai sensi, come ho detto prima, dell'articolo 194,1 lettera E del TUEL. La proposta è corredata del parere tecnico, il parere contabile e parere dei revisori dei conti. Si chiede al Consiglio, però scegliamo la votazione. Ci sono interventi, prego consigliere Valerio. Capire il perché questa convocazione è arrivata ieri per oggi. Dov'è l'urgenza? Cioè, al telefono il Presidente ha cercato di chiarire, però insomma eravamo chi da un lato chi dall'altro indaffarato per questioni lavorative. Dirigente vuole... Abbiamo affrettato i tempi per l'approvazione dei debiti perché era in approvazione un decreto da parte del Ministero circa la possibilità di ottenere dei soldi, dei finanziamenti per finanziare questi debiti. Il decreto tra l'altro è stato approvato ed è stato pubblicato stanotte, è entrato in vigore stamattina, quindi dovrebbe essere in vigore oggi, quindi regolare. Noi siamo in tempo. Siamo in tempo, se lo facciamo oggi. E quindi. No, no, no. Visto che ci troviamo e l'altro giorno abbiamo discusso in maniera molto veloce e peraltro abbastanza incerta perché non sapevamo quali fossero i termini del provvedimento che sarebbe stato emanato, se ci riassumete velocemente qual è il contenuto di questo provvedimento? Il decreto il 78 praticamente prevede la possibilità per gli enti locali, parliamo degli enti locali perché la dà anche alle regioni, province, ASL, università, eccetera, eccetera, di poter utilizzare le risorse. Faccio un esempio, anche l'anno scorso noi abbiamo utilizzato 1.600.000 euro per pagare dei debiti già riconosciuti o riconosciuti nella data del decreto, eccetera, eccetera. Stessa cosa è accaduta quest'anno, quindi con la differenza sostanziale che l'anno scorso era solo un finanziamento in termini di cassa, quest'anno è anche un finanziamento in termini di competenza, quindi significa che è stata data la possibilità agli enti di finanziare in toto i debiti, non solo in termini di cassa. E il decreto, l'articolo 8,6 prevede quindi la possibilità di ottenere queste risorse nel limite massimo di 650 milioni di euro in Italia, non al comune di Lucena. Naturalmente il comma si riferisce a tutti i debiti, certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2014 e ai debiti fuori bilancio che avevano quei requisiti al 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in data successiva. Quindi ci troviamo nel nostro caso. È ovvio. L'altro giorno ne abbiamo parlato con il segretario. Il decreto dice questo: ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis, e fa questa precisazione, approvato con delibera della sezione regionale della Corte dei Conti.
È ovvio che noi non rientriamo in questa ipotesi, noi rientriamo nell'ipotesi precedente, cioè presenza di debiti fuori bilancio, perché il nostro piano ancora non è stato approvato né dal Ministero né dalla Corte. Quindi è assurdo se dovesse accadere che non ci danno la possibilità di aderire perché loro non ci hanno approvato il piano, anche perché loro avevano 60 giorni di tempo dal 25, non mi ricordo quando è stato approvato, gennaio. Da gennaio. Comunque per esperienza anche l'anno scorso non ho capito. Per esperienza anche l'anno scorso alcuni comuni che avevano già fatto adesione al piano, per i quali non era stata approvata lo stesso piano della Corte dei Conti al Ministero, hanno avuto la possibilità di modificare il piano, quindi quest'anno l'hanno voluto precisare. Anche per quelli per i quali la Corte aveva ha già approvato il piano, anche perché sarebbe assurdo che tutti hanno la possibilità di aderire e alcuni no. Paradosso del quale abbiamo parlato l'altro giorno col segretario era proprio questo, perché stando alla diciamo stesura discrezionale che era venuta fuori dai giornali, sembrava che invece i debiti inseriti nel piano di riequilibrio non potessero accedere a questa possibilità, il che obiettivamente sarebbe stato un po' assurdo. Ne abbiamo parlato, ce l'avete anche voi. Il comma 7, ve lo spiego tanto, è giusto per completezza, stabilisce che il Ministero deve predisporre i decreti da predisporre entro il 30 di giugno, in base ai quali verranno stabilite le modalità di concessione agli enti locali delle somme richieste. Inoltre dice che con decreto del Ministero dell'Interno e di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze da adottare entro il 10 luglio 2014, dopo il decreto attuativo del Ministero, ci sarà è stabilita secondo una metodologia adottata, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune. Quindi verranno definite le quote a favore di ogni comune entro il 10 di luglio. È ovvio che la procedura è identica a quella dell'anno scorso, quindi io dovrò procedere a una sottoscrizione con la Cassa Depositi e Prestiti di un addendum, così si chiama, quindi un contratto vero e proprio in base al quale verranno conferite le somme. Questo sempre nelle disponibilità dei 650 milioni di euro, pro quota naturalmente, in base alle richieste che poi presenteranno ai vari comuni. Per esempio l'anno scorso, data la scarsa richiesta da parte degli enti, hanno attribuito il 100% a tutti i comuni che avevano fatto richiesta. Solo se possibile, premetto. Ogni intervento che fate, se è possibile col microfono, altrimenti poi quando c'è il verbale è monco di alcune parti, grazie. Allora, premetto che, e mi scuso, non sono stato attento alla relazione dell'assessore, e chiedo scusa assessore, le volevo chiedere se mi potesse ricapitolare, ma brevemente, soltanto diciamo chi sono i soggetti verso i quali dobbiamo riconoscere questi debiti. Sì, ma rapidamente, non voglio... No, siccome non ho letto SACE, è la prima. Il secondo è Giuliani al mare. Ok, va bene, non mi interessa. Si sente, sì. Giuliani al mare, poi c'è la terza proposta, la delibera numero 62, sì. E sono i vari debiti, quelli dell'ufficio patrimonio, sono Acquedotto Pugliese, Edison Energia, Consorzio, c'è tutta la lista sulla delibera. Consorzio Asi Foggia, Gal Meridione Albovino, ditta AMEF Multiservice Orsara di Puglia, Consorzio di Bonifica Capitanata Foggia, Prospettiva Subappennino, Società Consortile di Lucira, Autorità Idrica Pugliese, ANAS Bari, Studio Avvocato Pasquale Caso
Lucera, Eurocostruzioni, Geometra Merchionda Lucera, Condominio Viale Michelangelo, 108 di Cupone Antonio. Perfetto, allora chiedo scusa, torniamo alla prima. Vorrei soltanto capire, per curiosità, questo riconoscimento è maturato da un accordo, da un decreto ingiuntivo, da che cosa? Questo qui? Il primo, Sace. Sì, allora praticamente questi qui erano i consumi arretrati del gas metano e c'è stato, se non mi sbaglio, forse il dirigente Cardillo mi può aiutare, è stato contattato direttamente da Pellegrino, sono stati contattati e hanno, sì, dall'ufficio tecnico, e hanno raggiunto degli accordi sull'importo e soprattutto sulla rateizzazione. Questo io so. Sì, non è una transazione, no, sì, siccome ricordo un accordo sulla rateizzazione. Siccome ricordo che su queste somme ci sono stati diversi solleciti nel tempo, sì, volevo capire se alla fine giustamente si è raggiunti a una mediazione evitando. No. Non si è giunti alla mediazione. Cioè, voglio capire, alla fine gli uffici hanno accettato, hanno riconosciuto questo debito, è stato o si è andati oltre? Siccome mi risulta che la SACEF abbia, diciamo, per un paio d'anni scritto per la risoluzione di questo problema, quindi mi interessava capire, siccome la mia preoccupazione. Non ci sono interessi. Non ci sono interessi, no, quindi non si è arrivato. Perfetto. Quindi, no, lo so a cosa si riferiscono. Voglio soltanto capire, siccome hanno più volte scritto nella speranza di raggiungere un accordo, se alla fine questo accordo si è raggiunto oppure se hanno dovuto procedere a un decreto ingiuntivo ad altro. No, l'accordo si è raggiunto sulla dilazione di pagamento solamente. Sulla dilazione? Sulla dilazione di pagamento. Sui quantitativi? Sulle somme sono rimaste quelle richieste dalla società. Fino al 2011? Il periodo non me lo ricordo. No, penso di sì. Sì, dal 2007 fino al 2011. Perfetto. Per consumi arretrati di gas metano per immobili comunali dal 2007 al 2011. Ok, perfetto, grazie. E loro hanno concesso la dilazione fino al 2017. Non era questa, era una mia curiosità. Siccome avevano scritto per anni alla ricerca di una soluzione, sono contento che la soluzione sia arrivata. Perché la mia preoccupazione era all'epoca che poi alla fine si dovesse giungere a un contenzioso e magari pagare gli interessi. Questo chiedevo, insomma. Grazie. Ci sono altri interventi? Ok, allora poniamo la votazione per appello nominale. Tutolo? Sì. Borrelli? Conte? Sì. Cibelli? Di Cesare? Cantore? Leccese? Favilla? Grasso? Assente. Darias? Antonetti? Pitta? Checchia? Colelli, La Vecchia, Niro, Bizzarri, Ziccardi, Del Gaudio, Dell'Osso, Gianni Antuoni, Dotoli, Petroianni, Valerio, Di Maio. Ho 13 favorevoli, 8 astenuti. Allora, per l'immediata eseguibilità, per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Passiamo al secondo punto. Allora, il secondo punto è sempre un riconoscimento di debito fuori bilancio, la delibera è la numero 41 e si chiede al Consiglio di riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194,1 lettera A del testo unico degli enti locali il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del giudice di pace numero 246/2014 per l'importo complessivo di 2.584,66 oltre spese legali in favore di Giuliani Altomare. Questo debito deriva sostanzialmente... Che cosa? Sì. Vogliamo andare velocissimi? Ok. Questa... Sì. Ok.
E quindi si chiede al Consiglio il riconoscimento di questo debito. Che cosa? Io non vi sto seguendo. Allora, loro vogliono sentire il fatto, da che cosa deriva. Brevemente, sarò brevissima. Allora, sostanzialmente il signor Giuliani chiedeva l'assegno del nucleo familiare che veniva versato dal comune di Lucera e che era versato a sua volta dall'INPS direttamente al comune. C'era un problema sulla data del protocollo della domanda. Sì, ha avuto ragione. Ha avuto ragione e quindi il giudice di pace. E noi ci siamo opposti. Ma loro si sono opposti. E vabbè, noi intesi com'è. Sì. Comunque il giudice di pace ha condannato il comune. C'era un problema relativo alla data del protocollo. Il comune sosteneva che la data del protocollo fosse il 5 marzo, mentre doveva essere fatta, c'era un termine perentorio al 31 gennaio. Fatto sta che durante l'istruttoria della causa è emerso che aveva ragione la controparte e siamo stati condannati. E si richiede quindi il riconoscimento di questo debito. Allora, 2.000 euro oltre spese reali. Allora, l'importo complessivo è 2.000 euro, di cui 1.341 in favore di Giuliani Altomare e 1.242,92 per spese legali in favore dell'avvocato Roberto Colucci, antistatario. Sì, sì. No, mi dispiace soltanto, posso, Presidente, sottolineare come certe volte poi la testardaggine di alcuni dipendenti porti a queste cose. Perché è chiaro che se io protocollo un'istanza e ho tanto di timbro di data di ricevuta per una domanda nel giorno della scadenza, o me la protocolli all'istante con la stessa data, se tu me la protocolli dopo 3 giorni, ovviamente la responsabilità non è la mia. E purtroppo qualcuno si ostinava a sostenere che ovviamente la domanda non poteva essere accettata perché era stata protocollata oltre la data. Ma se il cittadino aveva effettivamente consegnato con tanto di ricevuta entro quella data, aveva ovviamente ragione il giudice, alla fine gli ha dato ragione. Sì, aggiungo una cosa, tanto è vero, a riprova di questo che sta dicendo, nel deliberato si precisa che il presente riconoscimento, il terzo punto, si precisa che il presente riconoscimento, trattandosi di spese afferenti alle relative ad obbligazioni non comunali ma dell'INPS, non può che comportare un'azione di rivalsa nei confronti dell'INPS e questo è importante per quello che diceva il consigliere, in via subordinata nei confronti dei soggetti che hanno causato l'errore del procedimento. E questo è stato precisato sostanzialmente. Assessore. Sì, posso, Presidente? Succederà. Assessore, chiedo scusa, una domanda. Assessore Barbaro, sì. Chiedo scusa, una domanda. A quale epoca appartengono i fatti di cui... Allora, sì, il tutto avveniva perché la data è nel 2013, la sentenza è del 2014, RG 2013, quindi è un procedimento avviato nel 2013. Grazie. E i fatti si riferiscono al 2013. Grazie Assessore, grazie Presidente. Ok, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione per appello nominale. Tutolo, Borrelli, Conte, Cibelli, Di Cesare, Cantore, Leccese, Favilla, Darias, Pitta, Checchia, Colelli, Niro, Bizzarri, Ziccardi, Dell'Osso, Iannantuoni, Dottori, Petroianni, Valerio, non ho capito, Valerio, astenuto, Dottori favore, Valerio astenuto, De Maio astenuto, 14 favorevoli, 7 astenuti. Allora, per l'immediata seguibilità, per l'alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Astenuti. Passiamo al punto 3,
Se non ci sono interventi, passiamo direttamente alla votazione per appello nominale. Allora, per qua, poi c'è la terza delibera. Tutolo, Borrelli, Conte, Cibelli, Di Cesare, Cantore, Leccese, Favilla, D'Aries, Pitta, Checchia, Colelli, Niro, Bizzarri. Bizzarri, Ziccardi, Ziccardi, Dell'Osso, Giannantuoni, Dodoli, Petroianni, Valerio, De Maio, 14 favorevoli, 7 astenuti. 13 per dovrebbe avere 8 stelle. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Allora, punto 4. Volete che l'assessore relazioni? Fatevi capire. Prego, assessore Barbaro, prego. Allora, non farò... Allora, facciamo così. Non... Allora, questi qui sono sempre debiti fuori bilancio derivanti tutti da sentenze. Allora, la... Sì, la prima è il comune di Lucera contro Edil, Luisa, Di Battista, Ciro e Donato. Siamo stati condannati ovviamente in tutte queste sentenze, nella maggior parte dei casi alle spese legali o a volte solo alle spese legali. Io vi dico le parti e vi dico l'oggetto della controversia, va bene? Così andiamo veloce. Allora, Edil, Luisa, Di Battista, Ciro e Donato SDF. Assessore Barbara, chiedo scusa se la interrompo. Lei sta relazionando su quale punto dell'ordine del giorno? Il quarto. Perfetto. 60 perfetto, è perfetto. Era dell'ufficio contenzioso, perché poi quell'altro è dell'ufficio urbanistica. All'epoca. Allora, io vi dico la data della sentenza, oppure quando è stata notificata la sentenza, le parti e l'oggetto, va bene? Allora, la prima, le parti sono Edi, Luisa, Di Battista, Ciro e Donato, SFD. Allora, la sentenza è stata notificata il 24/7/2014, era un procedimento del 2013, e si trattava di un inadempimento contrattuale del comune. Praticamente era stata appaltata i lavori per una vasca che doveva servire a contenere dell'acqua per la villa comunale. Non sono stati fatti questi lavori per un inadempimento da parte del comune e pertanto siamo stati condannati. La seconda è una sentenza del 2000 notificata il 10 giugno 2014, le parti sono Comune di Lucera contro Petrilli e si tratta di un'insidia stradale. La terza sentenza, si tratta sempre di un'insidia stradale, la controparte è Catignano Felice, e la sentenza è la 117 del 2014. La terza, le parti sono Conforto Anna, quale esercente la potestà genitoriale sul minore Ferrazzano Massimo, la sentenza è la 242 del 2014 e si tratta di un'insidia. Poi c'è la sentenza 241/2014, la controparte è Selvaggio e Luisa e si tratta di un'insidia. Siamo stati in quasi tutte le insidie condannate, sia per il risarcimento danni sia per le spese legali. La quinta, si tratta sempre di un'insidia e la controparte è Iliceto Michele ed è la sentenza 305 del 2014. Si tratta tutte poi quasi tutte giudice di pace di Lucera, quelle delle insidie, no? No, sono sentenze del 2014, sono tutte nate prima. La sentenza del 2014, anzi, sì, sono minimo nate un anno prima, quindi sono minimo del 2013.
Poi c'è la sentenza 267-2014 notificata a dicembre del 2014 controparte Silvestre Giovanni e si tratta di un'insidia, sempre il giudice di pace, condannati per il risarcimento e per i danni. Poi c'è la sentenza 103-2014 notificata il 5 giugno del 2014 controparte Siani Lidia Ottinia, condannati per il risarcimento danni e per le spese legali. Poi c'è la sentenza 948 del 2010 del Tribunale di Lucera Sezione Lavoro, controparti sono la dirigente Franchino Domenica e Cinquia Giuseppe, è stato condannato il comune a versare differenze retributive a seguito di un decreto sindacale ritenuto illegittimo dal giudice del lavoro. Poi c'è la sentenza 1409 del 2013 con cui la Corte di Appello di Bari condannava il comune di Lucera l'oggetto era sempre un'insidia stradale. Poi sempre oggetto era un'insidia stradale ed è la sentenza 813-2014, la controparte era Uzzi Giovanni. Insidia stradale aveva ad oggetto la sentenza 158-2014, notificata il 24 luglio 2014, la controparte era Fusco Anna. Insidia stradale aveva ad oggetto la sentenza 206 del 2014, notificata a novembre 2014, la controparte era De Troia Fernando. Poi la sentenza del TAR Puglia 1506 del 2011 dichiarava l'annullamento del bando di gara per la mensa scolastica, qui c'era un mero, praticamente veniva più che dichiarava annullato il bando, dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la richiesta di annullamento del bando e comunque condannava il comune alle spese legali. Poi la sentenza numero 1640 del 2010, il comune di Lucera veniva chiesto l'annullamento di un provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria e il comune veniva dichiarata dal TAR, dichiarata cessazione della materia del contendere, ma il comune veniva condannato alle spese legali. Poi la sentenza 2305 del TAR, la controparte era SG C, Società Costruzioni Generali SRL, in questo caso veniva annullata la delibera di consiglio comunale che includeva l'immobile di proprietà della ricorrente tra le opere pubbliche oggetto per la ricostruzione post-sisma, mentre la ricorrente appunto dichiarava di essere inserita tra i soggetti privati, veniva condannato il comune alle spese e competenze di giudizio. Poi c'è la sentenza del TAR 1259-2010 contro Petitti Maria Teresa, dove veniva annullato un provvedimento di demolizione delle opere abusive e ripristino stato di Stato. Poi c'era la sentenza del TAR 1073 del 2013, dove il comune di controparti del comune di Lucera era la Regione Puglia e l'ASL Foggia, anche in questo caso venivamo condannati alle spese legali. Poi la sentenza del Tribunale di Foggia, sezione stralcio di Lucera, controparti erano Maggiore Gianmario e Catanano Maddalena, in questo caso veniva chiesto il risarcimento danni da mancato godimento della proprietà individuale e di quella comune a causa di lavori effettuati per conto del comune di Lucera durati troppo a lungo e che crearono problemi anche alla staticità dell'immobile. Siamo stati anche in questo caso condannati al risarcimento e alle spese legali. E infine l'ultima sentenza, la 79 del 2014, contro Agostinelli Aldo e Agostinelli Donato, in questo caso venivamo condannati alle spese legali e si accoglieva, il giudice di pace accoglieva un ricorso e annullava un verbale emesso dalla Polizia Municipale di Lucera. Sono terminate. Allora, per un totale più o meno, mi aiuta il dirigente? Per l'ammontare totale lo sta facendo.
100.000 euro circa. Tutto l'elenco che ha appena finito di fare l'assessore Barbaro. Bene, se non ci sono interventi, passiamo alla votazione per appello nominale. Presidente, qualche domanda? Ah, chiedo scusa, prego. Grazie Presidente. Assessore Barbaro, una piccola interrogazione a lui. Mi sa riferire, mi può riferire gentilmente l'epoca di questo inadempimento, del verificarsi dell'inadempimento per quei lavori, per quella vasca di cui parlava all'inizio? Le faccio una domanda alla volta, assessore, grazie. Posso rispondere? Allora, così te lo dico precisamente, quella era comune contro Edi Luisa, vero? Prego, assessore. Sì. Allora, i lavori erano relativi, sì, sì, sostanzialmente quella lì era, allora, la prima sentenza, quella era Corte d'Appello, quella veniva da una prima sentenza che era del 2007, quindi, i lavori, ci fu l'aggiudicazione nel 96, quindi è molto molto vecchia molto la vecchio, cosa. Infatti, sì, il riferimento alla costruzione, quello mi interessa. Aggiudicazione dei lavori nel 1996. Perfetto. Perché poi a noi andiamo a riconoscere un debito fuori bilancio di una sentenza della Corte d'Appello. Perfetto. Poi, la sentenza della sezione lavoro del 2010, sì. Quando è stata notificata? Quando è stata? Notificata. Allora, la sentenza è del 18/6/2010, notificata, aspetta, vediamo se c'è... Non, questo dato non glielo so dire. E quando risale? Allora, 18/6/2010, anche dietro la sentenza, la copia che ho io non è... Il fatto, non porta la relata. Così io lo rispondo accanto. Il fatto a quando risale? No, il fatto risale al... Aspetta, adesso è un'ordinanza sindacale, è un decreto sindacale ed è del Giuseppe Labbate. Sì. Sì, sì, va bene, assessore, grazie. No, no, aspetta, aspetta, no, quello è il ricorso depositato. Il decreto che hanno impugnato sostanzialmente... Sì. Si insediava confermando i dirigenti, anche allegavano un decreto del 14 giugno 2005. Perfetto. Del ex sindaco Labbate. Perfetto, grazie assessore. Possiamo procedere? Prego. Tutolo, Borrelli, Conte, Cibelli, Di Cesare, Cantore, Leccese, Favilla, Darias, Pitta, Checchia, Colelli, Niro, Bizzarri, Ziccardi, Dell'Osso, Giannantuoni, Dotoli, Petroianni, Valerio, De Maio. 13 favorevoli, 8 astenuti. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Ok, passiamo all'ultimo punto. Prego, assessore Barbaro. Allora, l'ultimo punto sono sentenze, ordinanze, tutti di competenza dell'ufficio urbanistica. Le prime tre sono le tre ordinanze che noi conosciamo con il nome contratti di quartiere. Sono tutte e tre della Corte d'Appello di Bari ed era l'opposizione alla stima del collegio per i tali, sì, per gli espropri. Le controparti sono Margiotta, che cosa? No, il collegio, quello lì era del tribunale, dove c'era il membro nominato dal tribunale, poi c'era Cinquia per il comune, c'era il membro... sì, sì. Sì, quello c'è un articolo, io adesso non lo ricordo. Sì. E cioè, è il comune di Lucera ha fatto l'opposizione alla stima del collegio, che non è andata come si sperava, ma c'è stata, per fortuna, c'è stato semplicemente un rigetto della nostra opposizione,
tranne in un caso... La spesa del collegio, quindi la parcella dei componenti del... No, queste sono proprio le ordinanze. Queste sono proprio le ordinanze della Corte d'Appello, dove la Corte d'Appello sostanzialmente rigetta l'opposizione in accoglimento, in questo caso c'era la riconvenzione, rigettava l'opposizione e condanna il Comune. Sì. Sostanzialmente che cosa ha fatto il Comune? C'era il Collegio per Italia, ha stabilito un importo e il l'ente si è opposto, dinanzi c'è una procedura particolare speciale dinanzi alla Corte d'Appello. La Corte d'Appello, dopo aver nominato CTU Mutinati, che cosa fa? Dice che c'era la forbice, che ci poteva andare ancora peggio. Per fortuna il giudice di Corte d'Appello dice va bene quella stima che era stata fatta precedentemente. E pertanto adesso dobbiamo pagare quella differenza, in più ovviamente ci ha condannato alle spese legali e oltretutto per quanto riguarda Margiotta Maria e Rotunno Marilena controparte, in quel caso è stata anche fatta la domanda riconvenzionale e perciò dobbiamo pagare un'ulteriore somma prevista dalla Corte d'Appello per il danno da relitto. Quantificato in 629.454,57. In tutte e per tutte le ordinanze c'è la condanna alle spese legali, quindi le prime tre sostanzialmente sono queste. Per una di queste, appunto, laddove c'è stata la domanda riconvenzionale, la prima Margiotta, quelle dove la controparte è Margiotta, è già stata fatta ricorso in Cassazione e attendiamo a questo punto gli esiti. Poi la quarta è la sentenza del Tribunale di Lucera, le controparti sono la mamma aveva un altro cognome, sì, non lo ricordo. Anche in questo caso si parla di risarcimento danno per occupazione e poi c'è l'indennità, siamo stati condannati anche all'indennità per l'occupazione legittima per un importo complessivo di accogliere la domanda. Allora, siamo stati condannati al risarcimento dei danni per la somma di 256.210, oltre rivalutazione monetaria dall'aprile dell'88 alla decisione e interessi al tasso del 2,5% sulla somma già rivalutata. Poi siamo stati condannati all'indennità di occupazione legittima per la complessiva somma di 79.000 euro, oltre che degli interessi legali della domanda a soddisfo, oltre le spese legali. E in più c'è anche il pagamento di 41.939 a titolo di interessi. Mentre l'ultima sentenza è la sentenza del Tribunale di Foggia, articolazione territoriale di Lucera, dove le controparti erano Borri, Palumbo e Di Marco. In questo caso si trattava di un incarico affidato ai tre professionisti, a seguito ci fu una revoca dell'incarico, i professionisti hanno chiesto quanto gli spettava per il lavoro profuso e il giudice ha condannato il comune alla somma complessiva di 190.000 euro 733, oltre ha compensato in questo caso le spese di ex progettisti del piano regolatore, secondo il CTU e secondo il giudice non c'era una vera e propria ragione alla revoca dell'incarico e in virtù di detta sentenza il comune è stato condannato alla somma complessiva di 236.256 euro. Se non ci sono interventi, passerei alla votazione per appello nominale. Prego, segretario. Tutolo, Borrelli, Conte, Cibelli, Di Cesare, Cantore, Leccese, Favilla, Darius, Pitta, Checchia, Colelli, Niro, Bizzarri, Ziccardi, Dell'Osso, Gian Antuoni, Dottoli, Petroianni, Valerio,
De Maio. Tredici favorevoli, sette astenuti. Facciamo immediate seguibilità. Allora, per l'immediata seguibilità, chi è favorevole? Contrari? Astenuti. Stessa votazione. Ok, grazie ancora a tutti i consiglieri. Ci vediamo giovedì prossimo 17.